Allora, dunque lei è il primo firmatario di questa proposta di legge, qual è l'importanza appunto di questo atto? Beh, intanto l'importanza è dare una cornice nazionale a un tema che è stato già trattato dalle regioni e siamo qui simbolicamente proprio per riconoscere alla Regione Toscana e al Presidente Giani un grandissimo impegno da parte di questa istituzione per rafforzare un percorso teso a promuovere e sostenere le rievocazioni storiche. Ricordava bene il Presidente Giani, sono l'essenza stessa e spesso consentono la tenuta delle nostre comunità grazie a un sistema valoriale, culturale e di promozione del territorio che è unico al mondo. Quindi la Toscana è simbolo di un progetto di legge che ha trovato moltissime firme, che vede oggi progetti di legge simili depositati nei giorni successivi e che spero possa diventare un progetto di legge unificato anche con precedenti testi che sono stati depositati da altri colleghi per rapidamente arrivare a una legge che consenta di valorizzare attraverso un fondo le rievocazioni storiche, consentirne anche la promozione all'esterno e creare un albo nazionale dove si possa riconoscere ciò che è realmente rievocazione e quindi anche creare le condizioni per lo sviluppo di nuovi progetti, perché la rievocazione non si ferma alle manifestazioni che già oggi sono nel nostro paese, ma è un tema molto di moda, tanto che ne stanno nascendo di nuove. Di questi giorni, anche nel sud della Toscana, nuove manifestazioni che stanno, tra l'altro, trovando un grandissimo successo da parte dei cittadini e da tante parti di tanti turisti.